ieri mattina io e il sindaco siamo stati dal comandante della polizia municipale, nuovo comandante dottore Pensino, a quale ovviamente abbiamo sollecitato un intervento chiaro, forte e sollecitivo per quanto riguarda la questione dei rifiuti. Già da oggi sono presenti sul territorio i vigili ambientali. L'altro ieri abbiamo avuto invece con l'assessore Casillo un incontro con la protezione civile per creare le condizioni di una sinergia fra polizia municipale e protezione civile. Ho chiesto al comandante della polizia municipale ogni fine settimana di inviare a me al sindaco il rapporto di tutte le multe che vengono fatte e delle zone in cui vengono fatte le multe, per poi anche pubblicizzarle, perché magari le persone non sanno che ci sono i vigili ambientali e quindi ritengono che comunque Casoria sia territorio di nessuno. Quindi anche su questo ovviamente dovremo registrare, dovremo migliorare, però già è intenzione nostra insomma agire in tal senso. Prego ingegnere. Allora volevo dire una cosa, buongiorno intanto a tutti. La mia presenza qua chiaramente è di raccogliere un po' le vostre perplessità, i problemi che ci sono all'interno dei condomini. Noi siamo entrati, come avete già visto, siamo arrivati cassonetti da tutto il territorio di Casoria, manca solo una parte di Aspino, non so se ci sono amministratori della zona di Aspino, a Aspino cittadella. Ovviamente davanti ai contenitori dalle strade stiamo intercettando il rifiuto all'interno dei condomini. Sono arrivate queste chiamate, l'automezzo non deve entrare dentro, non può entrare, la difficoltà, il contenitore deve essere un po' di tutti. La logica è quella chiaramente nostra, è di sistemare i contenitori casellati, quelli che voi avete avuto all'interno, sotto ogni scala, in modo che il rifiuto viene controllato dalla scala. Laddove c'è il portiere riesce più o meno a regolamentare all'interno del nostro condominio sono più o meno il flusso di rifiuti, perché noi cerchiamo, la volontà è quella, che è un po' la nostra esperienza in tanti anni di gestione, che i cassonetti stradali chiaramente andavano rimossi perché tutti passavano, buttavano c'era il rifiuto, insomma c'era tutto all'interno. All'interno dei condomini naturalmente anche questo non deve accadere. Ho visto che diversi condomini cercano di liberarsi di questo contenitore, cosa che non si deve fare. Ce lo mettono più o meno in prossimità dei posti un po' più isolati all'interno dei condomini, vicino al cancello, in modo tale che ti deresponsabilizza il cittadino, dicono ma non sono stato io, è stato l'altro, hanno sbagliato i giorni. Allora questa è una cosa che annuite, ma questa è una cosa che bisogna evitare. No, questo problema. Ecco, questa è una cosa, noi mi dovete rappresentare tutti i problemi, chiaramente noi ci affrontiamo tutto. E questo è il nostro obiettivo, il nostro lavoro. Vi ringrazio la partecipazione che è fondamentale, la vostra presenza è fondamentale qua, vedo sono tanti amministratori, è importante questa cosa. E quindi questo noi vogliamo, il contenitore vicino ad ogni scala, laddove c'è la possibilità, chiaramente, se si deve sacrificare, non so, un posto macchina, se ci sta un posto macchina un po' più affettivo, un locale caldaria, non so, alcuni condomini ce l'hanno, sfruttare magari un'area che. Diciamo che tutti la devono controllare, che cioè, ci deve essere quel controllo sociale del cittadino, che è fondamentale, perché ci dobbiamo controllare noi. Non dobbiamo aspettare che sia il vigile all'interno, o che sia il portiere, che devi richiamare. Cioè ci deve essere il primo controllo che viene fatto dal cittadino dentro, che deve dire al signore che abita vicino, guarda oggi non è la giornata dell'ultima materiale, è la giornata del luglio. Gli orari sono dalle 10 alle 4 di mattina, non bisogna mettere alle 10 di mattina e il rifiuto rimane all'interno del cassonetto fino al giorno dopo. Cioè queste cose sono fondamentali. Ritengo che il contenitore debba stare quando più vicino alla scala, con al singolo insomma, condominio, singolo alla scala. Questo è quello che noi vogliamo rilevare. Allora parlo un attimo io. Poi voglio dire un'altra cosa, vabbè, questo mi volge via contenitore. In diversi condomini poi c'è nata un'altra cosa, dove abito io, ho visto che anche a Casoria si sono organizzati in tal senso, là dove c'è il portiere prima era impegnato per altre cose, addirittura ha preso anche quest'altro, quello di salire di sopra, insomma il palazzo, all'ultimo piano, man mano scende giù e piglia il rifiuto fuori ogni porta, lo ripone nel cassonetto, è lungo tutti i materiali pure con la carta pure, e vedo questo è un pezzo interno. Anche un'altra cosa non è importante, la gestione del contenitore all'interno del condominio è vostra, cioè noi non è che voglio
dire, possiamo venire da dove si rompe, il tavolo che studiamo, ne abbiamo, però la pulizia del contenitore è a carico del condominio, questa è una cosa importante, anche perché noi avremo difficoltà pure a farlo, perché lavare il contenitore ci bisogna entrare con la macchina da lavare cassonetti che lava anche il contenitore piccolo, ma sarebbe poi difficile entrare, certe realtà è complicato, questa è una cosa che solitamente in altre parti che occupa l'impresa di pulizia, il palazzo, il fabbricato, che poi, no, questa è una cosa importante, vi dico cose che a noi ci chiedono in continuazione, li chiami, guarda, ma il suo contenitore che va a essere fuori, va a essere dentro, ti lo lava, e portoci, questo è prettamente gestione condominiale. Ovviamente c'è il contributo, ci sono la tua realtà che c'è il condominio, il portiere, lo fa il portiere, l'altra realtà che c'è l'impresa di pulizia che ha preso l'onere anche di sera, alle 10 di sera, di salire sopra ogni scala e portare di quello di più giù, allo mio cane, magari sta anche con la piccola selezione, la signora magari ha sbagliato, ricordate, oggi non è più materiale né carta, questo facilita il compito del condominio, ma è una volontà vostra, insomma. Dottore, mi fa un po' di questa cosa, perché giusto ormai avete fatto